fra le macerie di questo tempo, cavalcan sogni e le speranze sopra quei volti di tanti piccoli indocenti, figli vittime di guerra, figli vittime dell'odio. Tu non pensare che sia lontano, tu non voltare lo sguardo altrove, perché qui la guerra è proprio in mezzo a noi. Nei tanti sguardi spenti, nei tuoi silenzi complici, ma per te ucciderei la speranza di credere che un giorno qui la pace si rinascerà. Sopra le macerie sventola la bandiera bionda, sopra le macerie sventola la bandiera bionda. Vittime di guerra, vittime dell'odio, basta guerre fra di noi. Porta quella fiaccola di pace al mondo, accendi amore in ogni cuore. Tu non pensare che sia lontano, tu non voltare lo sguardo altrove. Ascolta il grido di dolore. Tu non hai alcun diritto a spezzare i loro sogni. Tu non hai alcun diritto a spezzare i loro sogni. Aggrappati ad una bambola, stringo fra le braccia, piccoli innocenti piangono, pagan peso amaro, ma dalle loro lacrime un fiore nasce.
sindaco, prego, consegniamola tutti quanti. Vieni, prendi questa fiaccola che è il simbolo della luce e della pace che deve brillare in questo tempo di tenebra. La luce della pace, la luce che dobbiamo tenere tutti accesa nel nostro cuore. Tienila così per tutta la manifestazione. Tu sei il portavoce, il ragazzo che ha vinto le Olimpiadi di cittadinanza. Le Olimpiadi della cittadinanza. Le Olimpiadi della cittadinanza. Bravo. Auguri e complimenti. Allora, per sollecitare la sensibilità dei ragazzi e l'impegno sulle tematiche che attengono al concetto di cittadinanza attiva, di cittadinanza europea e ovviamente essere cittadini secondo i canoni di giustizia, i canoni di rispetto dei valori fondamentali della esistenza e della coesistenza e quindi naturalmente della coesistenza pacifica. Come vedete i ragazzi hanno realizzato vari cartelloni, hanno realizzato perché questo è una marcia che però rappresenta il momento conclusivo di un impegno che viene condotto nel corso di tutto l'anno scolastico, perché l'Aldo Moro di Maddaloni ha insito nel suo piano triennale, il suo PTOF, che è la carta d'identità della nostra scuola, i valori fondamentali della cittadinanza e come vedete c'è un lavoro alla base. I ragazzi per diverso tempo dall'inizio dell'anno si sono confrontati nelle classi con i loro professori su queste tematiche che sono state portate avanti, sviluppate e che hanno consentito loro di compiere diversi momenti di riflessione. Come vedete, insomma, sono dei bellissimi cartelloni che al di là, insomma, dell'aspetto estetico comunque vogliono essere il momento conclusivo di un impegno, di un'attività nella quale loro propongono, grazie ai professori che ovviamente li indirizzano, li guidano, li sollecitano e li stimolano. Io passerei la parola alla professoressa Ragozzino che ha coordinato, perché è la nostra referente della legalità oltre ad essere referente del bullismo e del cyberbullismo dell'istituzione scolastica e quindi brevemente insomma ci esporrà il lavoro che hanno fatto i ragazzi. Allora, abbiamo lavorato sulla pace, ma nel loro piccolo i ragazzi, ovviamente noi non siamo in grado di fermare una guerra, però possiamo cominciare a costruire un futuro di pace partendo dal nostro piccolo, dalla famiglia, dalla scuola. Quindi il messaggio e l'insegnamento che abbiamo dato ai ragazzi è l'importanza del dialogo pacifico, del confronto di idee, quindi con tutte le attività sul debate, sul sapersi confrontare, sul dare spazio agli altri, sul rispetto reciproco, sul rispetto delle regole, perché un mondo di pace si costruisce anche semplicemente rispettando le regole, rispettando l'altro. Quindi anche se noi non siamo in grado di fermare questa guerra, probabilmente costruendo bene fin da piccoli un modo di agire civile, e quindi ecco perché anche le Olimpiadi di cittadinanza, riusciremo a creare un domani, un futuro di pace, perché loro sapranno operare in questo senso e ce l'auguriamo vivamente. Quindi ognuno di voi nel suo piccolo. Qui abbiamo anche qualche poesia, se dopo vogliamo, però darei prima la parola magari alle varie istituzioni e poi leggiamo qualche poesia degli alunni e qualche intervento degli alunni. Voglio dire che siete uno spettacolo bellissimo. Vedere tanti ragazzi anche attenti, perché in genere può capitare che in queste manifestazioni prevalga l'elemento goliardico. Eccolo qua, l'abbiamo richiamato. E invece vedervi così attenti e vedervi così appassionati è uno spettacolo che fa bene all'anima, perché noi abbiamo bisogno soprattutto di nuove generazioni che siano capaci
di diventare cittadini attivi e responsabili del domani. Giovanni Paolo II diceva che la pace si può realizzare se sussistono l'amore, la libertà e la giustizia. La pace non è l'assenza di guerra, la pace è la costruzione di un mondo nel quale i valori fondamentali, i valori positivi, diventano valori condivisi. Noi possiamo avere delle ricette differenti sui singoli temi, però un dato lo dobbiamo rilevare, che in questa città stiamo realizzando, grazie all'impegno quotidiano di decine di educatori ed educatrici e delle nostre dirigenti scolastiche, una intensità di iniziative che ci rendono orgogliosi di essere maddalonesi. In questi giorni io sto partecipando ad una serie molteplici di iniziative che hanno un filo comune, quello di fare in modo che voi possiate diventare cittadini migliori, cittadini attivi. Tra di voi c'è il futuro sindaco, ci saranno i dirigenti, la classe dirigente della nostra società, ci saranno quelli che nelle varie attività che svolgeranno costituiranno la struttura del vivere civile delle future generazioni. E queste iniziative servono a fare in modo che voi comprendiate appieno il senso profondo delle cose e dei valori che ci tengono insieme. Noi stiamo insieme perché condividiamo gli stessi obiettivi, che sono obiettivi di libertà, sono obiettivi di rispetto dei diritti umani, sono gli obiettivi della democrazia. Quando queste cose si fondono, allora possiamo ritenere che il futuro sarà migliore di quello che è oggi. E se in tante parti del mondo, non solo in Ucraina, soffiano i venti di guerra, se ci sono tante persone a cui è negato l'accesso alle cose che noi sembrano ovvie, l'accesso al cibo, l'accesso alle cure, l'accesso alla libertà, significa che abbiamo ancora tanto lavoro da fare. E questo lavoro è soprattutto, ve lo voglio dire ragazzi, perché dovete essere consapevoli di questo e soprattutto sulle vostre spalle, perché siete voi che sarete chiamati da qui a poco a diventare l'asse portante della società. E io mi auguro davvero che voi possiate rispondere a questa esigenza di amore, di libertà e di giustizia in maniera più efficace di quanto non siamo stati capaci di fare noi. Perché la nostra è una generazione che ha avuto tanti limiti e oggi vi consegniamo un mondo che è sicuramente diverso da quello che avremmo voluto consegnare. Vi consegniamo un mondo ancora dilaniato dalle ingiustizie, nel quale vi sono tanti vostri coetanei che non sanno domani che cosa capiterà loro, se gli capiterà di poter mangiare, se gli capiterà di non essere dilaniati da una bomba, se gli capiterà di poter vivere in maniera civile. E allora noi dobbiamo essere consapevoli del grande patrimonio che abbiamo, di questa libertà che ci concede oggi di stare qui e di dirci le cose che vogliamo con grande rispetto e in convivenza civile. E dobbiamo partire da questo, perché il contributo di ciascuno di noi è assolutamente fondamentale. Quando farete gli studi delle lingue classiche, che io mi auguro non vengano mai eliminati dalle scuole italiane, studierete il latino è scritto gutta cavat lapide, che la goccia scava la pietra, e ognuno di noi è una piccola goccia il cui contributo
è fondamentale per far sì che il mondo di domani sia un mondo migliore. Grazie per questa vostra, per questo vostro entusiasmo, grazie per questa bellezza di cui siete portatori. È la bellezza dell'innocenza, ma è anche la bellezza di un futuro radioso che mi auguro voi possiate rappresentare al meglio. Grazie. Mi sposto, voglio stare in mezzo ai ragazzi, sento il bisogno di stare con loro, anche perché vieni, non avete... Allora, come diceva la referente, che ha fatto un lavoro veramente stupendo, io guardando i vostri occhi e quelli che interessano di più, posso dire che sento realmente il bisogno di ringraziarvi. Ringraziare voi ragazzi e ringraziare i vostri insegnanti, perché oggi non si parla più di pace, anche se oggi stiamo parlando di pace, oggi si parla solo di guerra, si parla tutti i giorni di guerra, si vedono immagini in televisione di guerra e la pace è diventata quasi un'espressione non più usata, ne parla forse solo Papa Francesco, il quale ci ha detto chiaramente che oggi non ci troviamo di fronte alla famosa favola Cappuccetto Rosso e il lupo, ma ci troviamo di fronte a lupi cattivi, cioè uomini contro uomini, e questa è la cosa che dobbiamo tenere presente. Però giustamente la pace si costruisce. Come si costruisce la pace? Io tutti i giorni cerco di costruirla dentro di me, partendo da me stesso. La vostra referenda parlava di rispetto verso le altre persone. Il primo rispetto deve essere per se stesso, cioè noi dobbiamo rispettare inizialmente noi stessi, perché se non rispettiamo la stessa persona che vive in noi, noi non possiamo costruire un cuore di pace. Perché noi dobbiamo costruire dentro di noi un cuore di pace, se vogliamo parlare di pace, altrimenti rimangono solo chiacchiere. E di chiacchiere in questo periodo ne fanno tante. Invece la fiducia in voi, che al mattino, quando vi preparate per andare a scuola, e prima di uscire di casa, guardandovi nello specchio, fate un sorriso a voi stessi, pensando che state iniziando una giornata di pace. E quando andate a scuola, o magari la prima persona che incontrate per strada, fate un sorriso. Qualcuno ci ha insegnato che il sorriso non costa nulla, ma parliamo di Madre Teresa, ci diceva che il sorriso non costa nulla, ma è tanto tanto ricco. E allora, se voi fate un sorriso prima a voi stessi e poi alla prima persona che incontrate, e poi soprattutto costruite la pace all'interno del vostro operato quotidiano, cioè vuol dire in famiglia, nella scuola soprattutto, non con il conflitto, ma come si diceva prima, col dialogo, e soprattutto con il confronto. E una cosa importantissima è quella che voi in classe potete cercare la condivisione, perché voi trascorrete la maggior parte delle ore con i vostri compagni. Compagni significa vivere insieme, e vivere insieme significa realmente condividere dei momenti importanti della vita, perché sono degli anni importanti, non li sciupiamo questi anni, non pensiamo a chi tutti i giorni cerca di vendere le armi, non pensiamo a coloro i quali ci vogliono propinare delle immagini così cruenti, noi pensiamo a costruire realmente un mondo migliore. E questo mondo migliore lo possiamo costruire soltanto se partiamo da noi stessi e da oggi. Ognuno di voi può avere un compito. Il compito qual è? Noi quando parliamo di sentinella pensiamo a una persona col fucile sulle spalle. Invece io vi do un compito. A partire da me, da oggi diventiamo sentinelle di pace, con un cuore di pace. Grazie. Giustamente hanno detto il sindaco, la dirigente e l'onorevole, ecco, io una cosa volevo dire, che la pace
è un diritto, no? L'abbiamo detto, è un diritto di tutti quanti. Non è una cosa che riguarda soltanto alcuni, è il diritto di tutta l'umanità. Abbiamo diritto di stare in pace, tutti quanti, soprattutto dentro il nostro cuore. Visto che io sono un sacerdote, dobbiamo subito dire una cosa senza equivoco: se c'è Dio, se c'è un Dio, il nostro Dio è un Dio di pace. Un Dio che fa la guerra non è il vero Dio, non esiste. Quindi questo lo dobbiamo dire forte, e ogni religione, qualsiasi religione, deve fare in modo che ogni uomo possa accogliere nel suo cuore il dono della pace, perché la pace è un dono che va accolto, va custodito, soprattutto con una cosa, diceva un Papa Giovanni XXIII, è un dono che va custodito soprattutto con il dialogo, soprattutto conoscendo l'altro. A volte sono i pregiudizi che portano a volte ai conflitti, e noi dobbiamo veramente fare in modo che tra di noi ci sia sempre più dialogo, relazione anche fra le istituzioni, perché è l'unico modo per costruire la pace. Ecco, io sono contento di vivere questo momento qui, ma sono contento non perché lo facciamo in chiesa, perché tutta l'umanità, per chi crede e per chi non crede, è un dono prezioso che va custodito e va curato in tutti i suoi aspetti, soprattutto nel dono della pace. Grazie a voi ragazzi che state qui oggi a vivere questo momento. Di questi avvenimenti. Complimenti a tutti. E adesso inizia il momento più importante, e quindi cerchiamo di viverlo con attenzione e con rispetto, perché sono i vostri lavori che devono essere ascoltati da tutti. La pace. La pace è un prato verde e fiorito che a causa della guerra può essere scolorito. I bambini spensierati vogliono giocare nei prati, ma se c'è la guerra si nascondono negli scantinati. La pace è gioia di tutti, di piccoli, anziani e adulti. La guerra porta via tutto, senza chiedere, senza rispetto, senza motivo, e lo fa con il verbo imperativo. Con le belle giornate primaverili, nel cielo dovrebbero ritornare solo gli uccellini, e non quelle fastidiose sirene che angosciano mamme e bambini. E non me ne intendo molto di guerra, ma so cosa stanno passando gli uomini. Ragazzi di soli 18 anni obbligati a combattere. Bambini che vedono cadaveri di estranei o dei loro familiari. Donne incinte che non possono partorire in ospedale. Gente senza più casa e cibo, di conseguenza obbligati a fuggire dal loro paese. Ma non solo gli ucraini a soffrire, anche gli iraniani, siriani e tanti altri. Ma io dico, perché esistono le guerre? Perché invece di usare armi e violenze non si usano le parole? Io credo che parlare non sia proprio difficile. Quindi i conflitti sono risolvibili anche con le parole. Impariamo a dialogare. Ecco, adesso facciamo proprio un minuto di silenzio. Preghiamo per tutte le vittime della guerra, vittime del terrorismo, di qualsiasi tipo di violenza. Preghiamo anche per tutte le famiglie che sono state poi coinvolte in questa sofferenza e in questo dolore. Quindi adesso, ecco, tutti quanti insieme ci impegniamo a fare un momento di silenzio e a fare una preghiera nel nostro cuore. Signore, Dio di pace, ascolta la nostra supplica. Abbiamo provato tante volte, per tanti anni, a risolvere i nostri conflitti con le nostre forze e anche con le nostre armi. Tanti momenti di ostilità e di oscurità, tanto sangue versato, tante vite spezzate,
tante speranze seppellite, ma i nostri sforzi sono stati vani. Ora, Signore, aiutaci Tu, donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la pace. Apri i nostri occhi, i nostri cuori e donaci il coraggio di dire mai più la guerra. Con la guerra tutto è distrutto. Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace. Signore, Dio di Abramo e dei profeti, Dio amore, che ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli, donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della pace. Donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli che incontriamo sul nostro cammino. Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini che ci chiedono di trasformare le nostre armi in strumento di pace, le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono. Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere con paziente perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca finalmente la pace. E che dal cuore di ogni uomo siano imbandite queste parole: divisione, odio, guerra. Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, perché la parola che ci fa incontrare sia sempre fratello e lo stile della nostra vita diventi shalom, pace, salam, amen. Adesso benediciamo simbolicamente questo ulivo, come è stato detto, è simbolo, ecco, di questa pace che ogni di noi deve prendersene cura. Questa targa, che questo ulivo, questo segno, frutto anche della nostra fatica, sia il dono e il segno della pace che ti chiediamo e possiamo tutti quanti contribuire al benessere comune. A te onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Allora, facciamo un applauso che ci incoraggi tutti quanti a costruire la pace. Allora, c'è una frase da leggere dedicata alla memoria di tutti i caduti e delle vittime innocenti delle guerre, attentati, stragi, violenze, terrorismo, criminalità e mafie di Maddaloni e del mondo, dai 100 anni ad oggi. In solidarietà con il popolo ucraino, cessate il fuoco in memoria di tutte le vittime del naufragio di Cutro. E anche questo luogo, il luogo e ambiente che circonda l'albero, deve essere adottato da ciascuno di noi. Aldo Moro Maddaloni da oggi diventa scuola di pace. Viene consegnato questo attestato d'onore affidando al suddetto istituto comprensivo scuola di pace del terzo millennio. Qui c'è riportata tutta la motivazione, partendo dalla storia dei 100 anni di guerre ad oggi, l'importanza della scuola come educatrice alla pace. Senza pace, ragazzi, non c'è futuro, quindi c'è bisogno urgentemente di costruire la civiltà, la comunità e la scuola che si facciano promotori di questi valori fondanti dai quali dipende il futuro, che siete voi, e voi siete la città del futuro. A noi il dovere di educarvi e di indirizzarvi, di indicarvi la strada. Su questo percorso quindi avvieremo insieme alla vostra scuola, che in questo momento si fa la scuola di Maddaloni, la scuola principale di Maddaloni che educa e che è la scuola maestra che educa e dà l'esempio a tutte le altre scuole maddalonesi a fare altrettanto. E quindi, ragazzi, voi da oggi siete tutti
testimoni e ambasciatori di questo messaggio di pace. Mi raccomando, con i vostri comportamenti date l'esempio, perché altrimenti non serve niente, a niente la firma se non si dà l'esempio con le azioni. E grazie Preside. Questo qua è il vostro, ci datelo per fare quotidianità. Se non siamo capaci di fare pace anche con l'avversario, con chi, con il nostro nemico, come possiamo pretendere che a livello mondiale si spengano le guerre? Quindi tutto parte nella quotidianità, negli azioni. Grazie a tutti. Adesso prima di andare via c'è un ultimo atto, la sottoscrizione di questo appello cessate il fuoco, che è un'altra azione di pace firmata da tutti quanti voi, e simbolicamente noi questo appello lo stiamo mandando al governo, è un anno che lo stiamo mandando al governo per fare pressione affinché all'invio delle armi apri un negoziato di pace, perché le armi portano distruzione, mentre la pace si costruisce con il dialogo, che è stato sottolineato anche qui oggi. Purtroppo diciamo sempre le stesse cose e non ci ascolta. Accendiamo amore in ogni cuore. Non pensare che sia lontano, tu non voltare lo sguardo altrove, come ascolta il grido di dolore. Tu non hai alcun diritto a spezzare la bambola, forte stringo fra le braccia, piccoli innocenti piangono, pagano peso amaro, ma dalle loro lacrime.